Bentornati sul canale della Fata Tuttofare. Nel nostro video tutorial oggi andremo a realizzare una borsa. L'avete vista sicuramente in anteprima, come avete visto anche l'elenco dei prodotti che sono andata ad utilizzare per realizzare questo progetto. Vi ricordo anche che l'elenco dei prodotti è inserito nel box informazioni sotto il video con tutti i link diretti per poter visualizzare meglio i prodotti stessi. Vediamo intanto cosa occorre. Innanzitutto un set Lady composto da una base da 30 cm e una coppia di manici. Io ho scelto la variante panna con le finiture argento. Sono disponibili tantissimi colori, quindi potrete variarli al vostro gusto. Unitamente alla base, per tenermi su tonalità simili, sono andata a prendere un cordino Swan con la R crema ed uno beige scuro. In più ho aggiunto il filato Aretha Slim, sempre nella versione crema da poter abbinare al cordino. Questi sono gli elementi principali. Naturalmente utilizzerete la fodera e qualsiasi accessorio possa essere di vostro gradimento. Per quanto riguarda la lavorazione, tenetevi pronti l'uncinetto 3,5-4 e quindi siamo pronti per avviare il nostro progetto. Per quanto riguarda l'avvio del fondo, andiamo a realizzarlo direttamente a punto basso, non a punto catenella. Sono partita da metà del lato corto e ho avviato il mio lavoro, sono a metà dell'altro lato, quindi vi faccio vedere specularmente quello che ho realizzato su questa metà. Ve lo dico brevemente a parole. Sul lato corto andranno realizzate due maglie basse per ogni foro, eccezion fatta per la maglia dell'angolo, dove le maglie sono tre. Invece, per quanto riguarda il lato lungo, due maglie erano troppe e quindi si affollavano. Per questo motivo ho realizzato alternativamente due punti in un foro e un punto nel foro successivo. Quindi, proseguendo insieme la lavorazione, in tutte le maglie del lato corto andranno eseguite due maglie basse, quindi una e due. In tutte le maglie, nell'ultima maglia, che forma quindi un po' la curva, l'angolo, andiamo invece a realizzarne tre. Quindi sono sempre due, sto utilizzando l'uncinetto 3,5 per avviare il mio progetto. In questa maglia, questa, ne vado a realizzare tre, quindi ci entro una, due e tre volte. Proseguo con due nella maglia successiva, quindi una e due, e poi da questo momento vado ad alternarmi un punto in un foro e due nel foro successivo. Quindi entro in questa maglia, faccio un punto, vado nel seguente e ne realizzo due. Di nuovo un punto e nel successivo ne realizzo due, quindi uno e due. Di nuovo un punto nella maglia successiva, nel foro successivo e due in quello dopo. Come vedete, in questo modo le maglie sono perfettamente allineate e la lettura del bordo è assolutamente perfetta. Quindi proseguite lavorando un punto in un foro e due in quello successivo, nella maglia dell'angolo ne lavorate tre e due a concludere il lato corto. A questo punto la base sarà pronta. Completato il primo giro sul fondo, sempre mantenendo l'uncinetto 3,5, vado ad eseguire un secondo giro di punto basso. Questa volta lavorerò le maglie così come si presentano. In questo momento, contando le maglie disponibili, ne ho 112. Importante avere un numero divisibile per 8, quindi fate attenzione a non avere un numero differente, altrimenti la lavorazione successiva non vi risulterà fattibile. Quindi ho chiuso con la maglia bassissima, faccio una catenella, rientro nello stesso punto con un punto basso, vado a ricominciare la fila. Quindi alla fine di questa riga avrò 112 punti bassi. Se nella riga sottostante non vi trovate per una o due maglie, approfittate di questa seconda riga di punti bassi per aggiungere le maglie mancanti, distribuendole dove ritenete opportuno, in modo da ottenere un numero divisibile per 8. Una volta concluso il giro di punto basso, vado a chiudere e poi vado ad avviare con la combinazione dei due colori di cordino il motivo della mia borsa. Vi faccio vedere un modo di chiudere i giri che è importante perché rende invisibile questo passaggio quando è necessario, perché come in questo caso, lavorando a scacchi con due colori, i giri vanno chiusi, quindi non possiamo lavorare a spirale. Allora faccio questo lavoro, allungo l'asola che ho sull'uncinetto, sgancio l'uncinetto, rientro nel punto in cui devo andare a chiudere ed entro agganciandomi dall'interno verso l'esterno della borsa. Quindi prendo la mia asola, l'aggancio all'uncinetto e la porto dietro in questo modo.
tiro in modo che l'ultimo punto si avvicina al primo e sono a posto. Lascio nuovamente l'asola e a questo punto entro nella prima maglia utile da lavorare e avvio la mia lavorazione. In questo caso ho scelto di lavorare a punto maglia in modo che il quadretto non venga sfalsato ma venga più regolare. E questo non si ottiene lavorando il punto basso normale ma il punto basso tipo maglia, ok? Per la lavorazione del punto basso a maglia, invece di entrare nel punto dove tradizionalmente prendiamo il punto basso, entriamo in mezzo, dove c'è la V del punto sottostante, quindi entro qui, invece di qua. Quindi il primo punto utile è questo. Adesso ve lo zoom e vi faccio vedere più da vicino il punto da prendere. Vedete, il punto in questione è qui in mezzo. Quindi non qui dove è passato il filo, non qui, non qui, ma in mezzo. Quindi io entro in questo punto, sbuco con l'uncinetto, passo attraverso l'asola e passo con il filo, quindi prendo il filo e riesco davanti. Quindi sono entrata in questo punto, vedete, passo nell'asola, prendo il mio filo e riesco davanti e lo tiro in modo da chiudere anche un pochino l'asola che abbiamo lasciato dietro. A questo punto faccio la catenella e comincio la mia lavorazione. Come vedete, partiamo direttamente con il punto senza che ci sia la sensazione della chiusura del giro, no? La visibilità della chiusura. Quindi vado nel punto successivo e nuovamente entro nel cuore, nel punto centrale di questa V. Quindi entro al centro, sbuco dietro, prendo il filo e faccio il mio punto basso. Non tirate troppo, altrimenti la lavorazione vi risulta difficoltosa. Quindi entro ed è un po' più dura soltanto in questo primo giro, perché poi nei giri seguenti, come vedrete, sarà molto più morbida. Faccio il terzo e vado a fare il quarto. Nel quarto punto devo eseguire anche il cambio del colore, quindi entro sempre nello stesso modo, estraggo il filo, ma invece di chiudere con il colore crema, lascio il colore crema e avvio quello beige scuro. Quindi passo con il colore beige scuro. In questo modo il punto l'ho chiuso con il colore chiaro, il successivo me lo trovo già avviato con la variante di colore che mi serve. Quindi tiro il panna, me lo porto dietro naturalmente e quindi avvio la mia lavorazione con il colore nuovo. Quindi entro nella maglia successiva e lavoro di nuovo 4, tirate bene i fili che vi portate dietro, vado a lavorare 4 punti anche con la variante beige. Ovviamente è nel quarto che faremo il cambio del colore. Entro nel punto centrale della maglia bassa sottostante, estraggo il filo e chiudo. Come vedete, ho realizzato 3 maglie. Nella quarta rifaccio il cambio del colore, quindi l'accesso del punto è sempre questo qui sotto. Entro, estraggo il filo beige, ma lo lascio e chiudo con quello crema. Questa è la codina del lavoro che poi ci fermeremo naturalmente. Quindi il filo che lasciamo naturalmente lo dobbiamo portare con noi, perché ovviamente poi, vedete, lo dobbiamo cambiare ogni 4 maglie il nostro colore. Quindi i fili che con cui appunto noi non lavoriamo vanno portati dietro. Quindi io sono ritornata al panna, vedete, ho fatto 1, 2, 3 e 4 con il colore beige, quindi entro nel punto successivo e faccio il primo, il secondo, il terzo, il quarto punto. Nel quarto punto vado a rifare il cambio del colore, quindi tolgo il colore chiaro e prendo quello un po' più scuro che ho portato dietro, quindi lo trovo immediatamente disponibile e faccio il mio cambio del colore. La codina la togliamo perché ormai si è bloccata,
Quindi lavoro con il colore scuro e metto in parallelo quello chiaro, vado nel punto successivo e ripeto la mia operazione. Quindi come vedete abbiamo bisogno ogni 4 maglie di fare il cambio del colore. La lavorazione vedrete verrà molto sostenuta, quindi non avremo bisogno di irrigidire con la rete. Quindi vedete il punto centrale è questo, proprio in mezzo, qui alla V che c'è nel punto sottostante. Estraggo il filo ed eseguo la mia maglia bassa. Ovviamente in questo primo giro si vede poco l'effetto del nostro lavoro, però come vedete alternando 4 punti con il colore crema e 4 punti con il beige cominciamo a disegnare la scacchiera. Nella riga successiva aggiungeremo anche, nel motivo successivo aggiungeremo anche il filo pelliccia. Quindi portandomi dietro naturalmente il colore che non utilizzo, proseguo, siamo al terzo, vado a fare il quarto punto e abbino anche il cambio del colore. Quindi di nuovo entro al centro del punto, estraggo il filo, lo lascio sull'uncinetto, quindi mi metto giù il filo beige, recupero il filo chiaro e con questo chiudo. Ok, quindi tirate bene sempre i fili in modo che l'ultima asola vi risulti ben chiusa e passate al punto successivo. In questo modo si va a lavorare. La prima riga, come vi dicevo, è un po' più faticosa perché ovviamente avendo preso il punto normale vi risulterà più stretto, mentre vedrete che poi nei giri successivi la lavorazione verrà ad essere molto più scorrevole. Ok, quindi facciamo l'ultimo insieme, entro nel cuore del punto, estraggo il colore panna, lo lascio e chiudo con il colore beige. Tiro per bene il panna così l'ultima asola non rimane allungata e rientro nel punto successivo andando a lavorare questa volta con il beige e il panna lo portiamo con noi in modo che la lavorazione sia molto regolare. Ed ecco che la nostra lavorazione, vedete, comincia a prendere la sua forma. Con un po' di pazienza andiamo a completare tutta la prima riga. Concluso il nostro giro, come potete vedere, si alternano i due colori creando già un avvio della nostra scacchiera, ma non abbiamo concluso certo qua il nostro lavoro. Adesso andiamo a portare dietro l'asola del punto come abbiamo fatto nel giro precedente, quindi rientriamo nel cuore del primo punto eseguito, quindi aggancio anche l'asola che ho dietro e quindi sempre con il filo panna vado a riavviare il giro seguente. Il sistema quindi di chiusura è sempre lo stesso, quello che importa è quello di portare dietro l'asola e quindi rientrando poi nel cuore del punto sottostante andiamo a riavviare la nostra lavorazione. Vedrete che già nei primissimi punti si noterà la differenza come lavorabilità, perché essendo dei punti già presi nel giro precedente a maglia, cioè al centro del punto sottostante, vi risulteranno più morbidi e quindi l'accesso con l'uncinetto sarà notevolmente più facile. Quindi quando ne avrete realizzato 4, con lo stesso sistema andate a fare la chiusura cambiando il colore e portandovi dietro naturalmente il filo che smettete di utilizzare, quindi sempre entrando nella parte centrale del punto sottostante andrete a modificare, cioè a sovrapporre i 4 punti beige con altri 4 punti beige, quindi si forma una scacchiera regolare. Quando ne ho fatti 3 entro nel quarto e vado a chiudere, ma invece di appunto chiudere le due asole con il filo in tinta prendo la variante panna e in questo modo vado avanti. Quindi tiro naturalmente sempre le codine facendo in modo che il lavoro e i punti siano il più regolari possibili e quindi vado ad entrare nella parte centrale del punto sottostante e di nuovo vado a sovrapporre alle 4 maglie basse sottostanti panna altre 4 maglie basse prese nel modo che state vedendo, quindi effettuando questa che è appunto una lavorazione a maglia molto bella. Quando arrivate nel quarto punto entrate, estraete il filo in tinta e chiudete con quello a contrasto. Quindi il filo in tinta lo tirate in modo che l'ultima asola non vi rimanga aperta e avviate gli altri 4 punti tenendo sempre parallelo il filo che non utilizzate, in questo modo vi sarà sempre disponibile e procediamo in questo modo sovrapponendo le maglie a quelle sottostanti, ricordandovi sempre che l'accesso è qui e non qui, quindi qui in mezzo. Il filo non utilizzato è sempre parallelo al lavoro. Le maglie da fare sono sempre 4,
3 le eseguiamo regolarmente e nel quarto punto andiamo a fare il cambio del filo. Quindi entrate, lasciate l'asola sull'uncinetto, quindi lasciate il filo che state utilizzando e prendete l'altro. Quindi il beige lo lasciate parallelo, tirando, quindi facendo in modo che l'ultimo punto non sia mai troppo dilatato, e quindi proseguite con il filo del colore a contrasto in questo modo. Allora, io sono andata avanti un pochino per farvi vedere l'effetto che dobbiamo ottenere. Quindi, come vedete, i punti presi come li stiamo prendendo, quindi qui, vedete, al centro del punto, non nella parte superiore, vi dà questo effetto maglia, e il punto in questo modo è perfettamente allineato con quello sottostante, quindi i quadretti sono perfettamente dritti. Ma abbiamo parlato di quadretti, non di righe, quindi vuol dire che ad un certo punto dobbiamo sfalsare i colori, perché se continuassimo in questo modo creeremo delle righe verticali. Io invece voglio fare degli scacchi. Questo significa che ogni 4 righe, ogni 4 giri, quindi 1, 2, 3, 4, chiudiamo e invertiamo totalmente i colori. Quindi adesso io avrei dovuto cambiare con, nell'ultimo punto, con il panna e togliere questo beige scuro. Invece devo in questa volta sovrappormi qui con il colore beige, quindi non faccio il cambio. Chiudo il punto con la maglia bassissima, naturalmente, ma non eseguo il cambio del filo. Quindi mi porto dietro l'asola in questo modo. Vi faccio vedere anche un secondo sistema di chiusura che vi avevo proposto non molto tempo fa su un cestino. Allora, c'è un secondo modo di chiudere. Allora, quello che vi ho fatto vedere prima è di portare dietro l'asola, entrare nel punto, entrare nell'asola e portare dietro il filo, davanti il filo, in questo modo, ricostruendo la prima maglia, ok? E questo è uno. Vi faccio vedere un altro, a seconda poi di come vi trovate meglio potete utilizzare indifferentemente l'uno o l'altro. Allora, mi porto dietro l'asola del colore che sto utilizzando, ok? Poi cosa faccio? Lascio l'asola, la trattengo comunque, entro al centro del punto, prima faccio uscire il filo davanti, poi mi ripunto a quello di dietro e faccio la prima maglia. Vedete? Otteniamo lo stesso risultato. Ora io mi porterò comunque dietro il filo di lavorazione chiaro e tra un attimo andiamo ad appaiare anche il filo fantasia, perché voglio creare uno scacco alternativo. Quindi vado a lavorare sul filo chiaro con quello scuro. Quando faccio la quarta maglia entro nel punto, estraggo il filo, lascio questo scuro e prendo il chiaro, ma questo chiaro vado ad abbinare il filo pelliccioso. Questo lo faccio sporgere e poi lo taglio. Quindi facendo il cambio del colore mi vado a lavorare entrambi i fili, quindi adesso lavoriamo a 3, non lavoriamo più a 2. Quindi mi tiro il filo scuro e mi porto il filo chiaro e rientro nei punti lavorando in questo modo. Io sto lavorando sempre comunque con il 3,5, anche perché comunque l'aggiunta di questo filo non cambia la sostanza del filato che avete sotto, è solo un effetto di volume, ma nella, diciamo, nella lavorabilità cambia poco. Però effettivamente questo tipo di punto, a dispetto del punto basso, vi risulta un pelino più contratto, quindi se vedete che si imbarca il fondo perché la lavorazione è troppo sostenuta, passate dal 3,5 al 4, quindi vi ho detto sin dall'inizio del tutorial a seconda della mano. Nel quarto punto lascio i fili chiari, perché ormai sono diventati 2, prendo quello scuro, faccio la mia bella chiusura, tiro i fili chiari in modo che l'ultima asola non rimanga dilatata e ricomincio in questo modo col filo successivo. Questo naturalmente il filo di avvio, poi lo tagliamo e in questo modo otteniamo l'effetto scacchiera. Vedete? Quindi vado a scambiare totalmente i colori. Quindi farò adesso praticamente 4 righe mantenendo questa lavorazione per poi falsarla di nuovo. Quindi ogni 4 righe invertiamo.
la nostra lavorazione. Quindi rivediamo un'altra volta il cambio del colore e poi dopo il lavoro praticamente può procedere senza particolari difficoltà. Quindi entro sempre al centro del punto, estraggo il filo con il colore che sto utilizzando, lo lascio, prendo il colore panna e quindi entro nella maglia successiva. Il filo non solo lo portiamo dietro, ma lo tiriamo sempre in modo che l'ultima asola risulti ben chiusa e il punto non sia dilatato. E in questo modo si procede lavorando sempre 4 maglie con un colore, 4 maglie con l'altro. Ogni 4 giri praticamente invertiamo le colorazioni e in questo modo otteniamo l'effetto scacchiera che è molto molto bello, estremamente raffinato e lineare grazie proprio al fatto che prendiamo i punti con questo sistema, quindi al centro e non nel punto dove lo prendiamo tradizionalmente. Io sto proseguendo la mia lavorazione, ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri completi, quindi ci sono tanti scacchi, come potete vedere, dove c'è il filo pelliccia si vede questa peluria molto delicata. Vi ricordo che quando lavoriamo a punto basso e utilizziamo un filo pelliccia, l'effetto col pelo lungo si vede sul rovescio del lavoro, infatti avrete più pelo verso l'interno di quanto ne avrete verso l'esterno, ma un effetto assolutamente voluto. Quindi si prosegue, questo è l'ultimo giro che vado a fare. Mi fermo, siamo all'incirca 16 cm di altezza con i giri che ho realizzato. Faremo metà borsa con lo scacco e metà la proseguiremo con la variante beige scura. Per chi lo preferisse, insomma, si può realizzare anche tutto così. Vi voglio far vedere come verso la fine del lavoro, diciamo che il lavoro scorre molto più velocemente, i punti sono più visibili e ovviamente abbiamo preso anche un po' la mano col cambio del filo, quindi ci dovrebbe risultare più semplice, vedete, poter accedere al punto. Quando arriviamo al quarto, come vi dicevo, si lascia sempre l'asola del filo, si prende il filo successivo e si passa al colore dopo. In questo modo, quindi ci portiamo dietro in realtà 3 fili per tutta la lavorazione. Si entra nel centro del punto e si esegue il punto basso, vedete? È visibile nonostante ci sia il peletto del filo a reta. Questo è il quarto punto, entro al centro, sollevo, lascio questo filo, prendo l'altro e chiudo con la variante di colore. In questo modo, vedete, si va a completare. A questo punto, una volta che ho deciso che la parte a scacchi mi sta bene, che l'ho completata, quindi che non voglio aggiungere altro, vedete, la parte più pelosetta della borsa è più verso l'interno che verso l'esterno, e questo è l'effetto complessivo che andiamo a dare. A questo punto andrò a chiudere con la maglia bassissima, toglierò totalmente il filo chiaro, sia l'effetto pelliccia, quindi il filo a reta, che il cordino, e proseguirò solo con il filo più scuro. Quindi a questo punto vado a chiudere il mio giro perché ho completato, diciamo, la mia lavorazione, quindi entro, mi porto dietro l'asola dell'ultimo punto eseguito, mi tengo dietro l'asola. Rientro, vedete, nel punto. Allora facciamo così, l'asola la teniamo più lunga, così non vi fa fatica vedere perché il passaggio cerco di farvelo vedere più volte in modo che comprendiate come si realizza. Quindi l'asola si porta dietro, si lascia, si rientra nel centro del punto dove lo prendiamo, ok? Facciamo passare prima il filo nello stesso punto, poi ripeschiamo l'asola. E facciamo la prima maglia. In questo modo potete vedere che la chiusura dei giri su questo lato non si vede per niente. Da questo punto in poi lasciamo totalmente il filo chiaro e proseguendo sempre con questa lavorazione a maglia che ci accompagnerà fino alla fine del nostro lavoro, a questo punto stacchiamo totalmente e proseguiamo.
Allora, dopo aver lasciato la lavorazione a scacchi, quindi dove abbiamo alternato i cordini nelle due varianti prescelte, sono andata ad eseguire 17 righe consecutive con il solo colore più scuro, quindi con il beige scuro. A questo punto credo che l'altezza della borsa sia sufficiente. Lo andiamo a misurare insieme per vedere quant'è e abbiamo una borsa in questo momento di 26 centimetri, credo che insomma sia una buona misura, quindi tra i 26 e i 30, insomma quella era un po' l'idea che avevo. A questo punto dovete andare a dividere in due parti la borsa, semplicemente schiacciandola sui laterali, e io sono andata a contare dal bordo 12 maglie e ho sistemato questi due marker perché nei punti in cui, nello spazio praticamente tra questi due marcapunti, andrò a sistemare il manico che questa volta integriamo nella lavorazione. Quindi fate la stessa cosa dall'altro lato, contate 12 maglie, sistemate il primo marker, contate poi 4 maglie, nella quarta andate a sistemare il secondo. In questo modo avete due validissimi punti di riferimento. La stessa cosa ovviamente andrà fatta dall'altro lato. In questo modo abbiamo la posizione corretta dei manici che dovrebbe corrispondere a questa, come potete vedere, quindi la distanza tra il primo e l'ultimo marker, che quindi corrisponderà alla distanza dei manici, in questo caso è di 15 centimetri. Naturalmente potrete variare la misura se preferite i manici più ravvicinati, io li preferisco un po' distanziati, quindi li metto dal dritto, importantissimo. E mi li avvicino proseguendo la mia lavorazione. Come vedete, io sto proseguendo sempre con lo stesso punto, quindi prendendo appunto maglia, quindi al centro della parte bassa del punto, il punto basso sottostante. Quando mi avvicino alla maglia che ho segnato, mi fermo, quindi mi lavoro la maglia precedente e questa è la maglia segnata. Quindi la maglia che ho segnato la posso intanto togliere, non mi occorre più perché ho adesso il riferimento. A questo punto avvicino il manico e proseguo la mia lavorazione passando dentro l'anello del manico. Quindi dal punto che ho lavorato, il punto successivo, vedete, questo l'ho lavorato, devo lavorare nel seguente. Ok? Quindi questo è il punto che ho appena lavorato, devo lavorare qui. Quindi io avvicino il manico in questo modo, però entro dentro l'anello in questo modo e vado a prendermi comunque il punto che dovevo lavorare, però passando anche dentro all'anello, quindi il filo ce l'ho fuori e lavoro in questo modo. Lavoro la seconda maglia sempre dentro il mio anello e lavoro la terza, sempre prendendo le maglie nello stesso modo, non cambio la mia lavorazione. Quindi posso togliere anche il marker successivo, perché a questo punto il punto seguente lo devo andare a riprendere esternamente all'anello. Questo significa che lo vado a prendere qui. Quindi scavalco, esco dall'anello, prendo il mio punto e lo lavoro. Vedete, in questo modo ho praticamente integrato il manico nella lavorazione stessa. Lavoriamo tutte le maglie di separazione e andiamo a ripetere di nuovo qui la stessa procedura. Ho lavorato tutte le maglie basse di separazione e sono arrivata alla maglia che precede il marcapunti, che lavoro normalmente. A questo punto tolgo il marcapunti, che non mi serve più, e prendo il manico che per metà ha già attaccato, quindi ce l'ho subito disponibile. Vado a posizionarlo esattamente qui dove ho tolto il marcapunti. In questo modo la prima maglia che vado a prendere la prendo entrando anche nell'anello. Quindi proseguo la mia lavorazione perché non si salta nessuna maglia, però in più, vedete, lavorando dentro l'anello lo andiamo ad inglobare nella lavorazione. Quindi mi lavoro il punto seguente, mi lavoro quello dopo, e mi lavoro quello dopo ancora. Sempre all'interno, a questo punto rimane una sola maglia che è quella segnata. Tolgo il marker ed uscendo dall'anello prendo la maglia e faccio
faccio il mio lavoro. Come vedete, anche in questo caso il manico è integrato. Naturalmente faremo un secondo giro per poterli fissare meglio, anche perché ricordo sempre che il manico è la parte che sostiene il peso della borsa, quindi deve essere sempre fermato per bene. Quindi adesso mi completo il giro, ovviamente da questa metà andrò a contare 12 punti anche sull'altro lato ed attaccherò il secondo manico come ho fatto con il primo. Vediamo poi come concludere nei giri successivi la borsa e come sistemare tutti gli accessori e la fodera. Rifacendo il secondo giro sempre di punto basso, vediamo come passare all'interno del manico per poterlo fissare meglio. Quindi ho eseguito l'ultimo punto basso che precede l'anello. A questo punto, quello successivo, lo vado a prendere all'interno. Vedete, l'anello si muove, quindi se avete difficoltà lo abbassate leggermente in modo che la visibilità del punto è migliore. Vado quindi a prendere questo punto e lo lavoro all'interno dell'anello, quindi come abbiamo fatto per il giro precedente. In questo modo prendiamo tutti i punti che ci occorrono. Quando abbiamo lavorato l'ultimo, quello successivo lo prendiamo esternamente e quindi chiudiamo. In questo modo, vedete, siamo passati due volte, vedete, in questo che ho già realizzato il sistema si vede molto bene, quindi è perfettamente integrato con la lavorazione e con due giri, vedete, il manico resta sicuramente molto più fermo e più stabile. Completo la riga fissando per bene entrambi i manici e poi possiamo passare agli altri elementi decorativi. Per quanto riguarda la chiusura, andrò a realizzare una striscia utilizzando entrambi i colori dei cordini per poi applicare su di essa una chiusura a calamita. Allora, io ho già realizzato una striscia, sono andata a prendere praticamente il filato panna e ho caricato crema e ho caricato praticamente 35 catenelle. In questo modo ho una striscia di una lunghezza che mi sembra proporzionata a quella della borsa. Faccio tre righe in tutto di punti bassi e mi fermo. A questo punto vado a contornare la parte chiara con quella più scura, con il colore più scuro, rientrando punto su punto con l'altro colore. Facciamo attenzione soltanto alla lavorazione naturalmente degli angoli, che per essere preservati nella loro forma squadrata vanno lavorati con un po' di attenzione, come facciamo ogni volta che abbiamo una lavorazione a pannello. Quindi questa è la maglia del vostro angolo. Entriamo tre volte in questo punto, lavoriamo prima il punto basso, poi la mezza maglia e poi di nuovo il punto basso. In questo modo vedrete che sarà perfettamente squadrato. Cammino sul lato corto prendendo un punto per ognuna delle maglie disponibili e poi vado nell'angolo successivo e ripropongo di nuovo il punto basso, la mezza maglia e il punto basso. In questo modo vedrete che l'angolo vi rimarrà perfettamente squadrato, vedete, la forma è più angolare. Lo farete naturalmente anche dall'altra parte ed in tutto faremo due giri. In questo modo creiamo un bilanciamento sia nel colore che nella larghezza e poi lo andremo naturalmente ad applicare la borsa. Cuciremo il bottone e come ultimo passaggio andremo ad inserire la fodera, per la quale vi ricordo è già presente un tutorial nella scuola di uncinetto, per cui farò riferimento al modello che ho realizzato, per cui questo passaggio non lo vedrete, però ve la metto qui nella in alto l'indicazione per il tutorial, in modo che per chi volesse realizzare la fodera possa guardarsi tutti i dettagli del precedente video. Una volta completata la nostra striscia, vi ricordo che nella mezza maglia alta che abbiamo realizzato all'angolo insieme alle due maglie basse vanno poi inserite le tre maglie nel giro successivo, quindi nella mezza maglia che eventualmente potreste segnare con un marcapunti, nel giro seguente lavorerete maglia bassa, mezza maglia e maglia bassa come abbiamo fatto giù. In questo modo conservate la forma squadrata, quindi l'applicherete al centro della parte che si trova tra i manici in corrispondenza dell'ultimo giro dei quadretti, quindi a coprire tutta la parte più scura e quindi con un pezzettino di filo che vi lascerete andrete ad eseguire la cucitura entrando e uscendo direttamente dalla borsa stessa. Ovviamente questo significa che la fodera va messa poi alla fine. Nel frattempo io comunque mi sono già sistemata la parte invece esterna, la parte l'altra, mettendo sul davanti la mia placchetta, nella parte interna invece un bottone da cucire. In questo modo quando andremo a richiuderla, trovando il compagno del bottone dall'altra parte, potremo tranquillamente chiudere la borsa. Quindi io estraggo il mio ago da questa parte per poi andare a completare la chiusura e come vedete
Qui al centro sono andata a posizionare l'altra metà. Sono bottoni da cucire molto semplici che potreste sostituire in questo caso anche da quelli con le alette, perché c'è la placchetta che eventualmente andrebbe a coprire le alettine che si ripiegano. Quindi a seconda della vostra comodità potete utilizzare sia le une che le altre. A questo punto io sono andata a far ripartire qui una catenella e vado ad eseguire delle maglie. Allora, per quanto riguarda questa parte l'abbiamo completata e quindi andremo poi ad inserire la fodera. Adesso mi era venuto in mente di utilizzare un pompon per poter decorare la parte anteriore, quindi mi sono ricollegata qui con il filato, vado a fare 8 catenelle più o meno a seconda poi della lunghezza che voi preferite e poi vado ad unire anche il pompon. In questo modo ottengo anche una piccola decorazione, quindi con l'uncinetto stesso entro nell'asola elasticizzata, chiudo, passo all'interno, chiudo dell'asola, vedete, ripasso nell'asola che ho sull'uncinetto e rifaccio di nuovo 8 catenelle e mi vado a riagganciare alle prime realizzate. In questo modo ottengo una sorta di piccolo portachiavi, vedete, che andrà a completare la decorazione della borsa, quindi lo vado a fermare qui dove ho avviato la catenella. In questo modo la borsa è completata. Bene, siamo dunque arrivati alla fine del nostro progetto e ho mantenuto la promessa, perché sul mondo delle fate mi avete chiesto non molto tempo fa di indossare anche le borse oltre che l'abbigliamento, perché in questo modo vi rendete meglio conto della vestibilità e anche delle borse, perché ovviamente hanno la loro dimensione, quindi vederla in proporzione alla figura vi aiuta a capire quanto realmente è grande. E questo è il nostro progetto di oggi. Sono partita da un set Lady e dall'abbinamento di due cordini che sono appunto in questo caso due tonalità molto neutre. Questo mi darà la possibilità di poter abbinare molto facilmente questa borsa. Ho scelto di lavorare a punto basso, ma ho preso appunto maglia, quindi al centro del punto. In questo modo abbiamo la possibilità di lavorare questi intarsi in modo molto molto più semplice. Ho utilizzato un disegno a scacchiera lavorato su un multiplo di 8, perché abbiamo i quadrettini che si lavorano 4 a 4 e in questo modo, alternando i due colori ed abbinando tra l'altro al colore più chiaro il filato fantasia, ho ottenuto questo effetto un po' particolare. Naturalmente, se ne volete fare un utilizzo primaverile o estivo, vi sconsiglio di abbinare il filato fantasia, visto che siamo ancora in una stagionalità che ci permette l'utilizzo degli effetti pelliccia o dei pomponi in pelliccia. Perché no, possiamo abbinare ancora questi prodotti. Poi di borse estive ne faremo sicuramente tante, però se vi piace l'idea, allora scansate il filato pelliccia se ne volete fare appunto un utilizzo anche estivo. Mi sono fermata all'incirca a metà borsa per quanto riguarda la lavorazione a scacchiere, poi ho proseguito creando questa fascia che mi creasse un pochino di contrasto anche con i manici. Per chi volesse si può proseguire fino alla fine con la lavorazione a scacchiera, perché è comunque molto sobria anche per via dell'abbinamento dei colori. Poi per quanto riguarda la chiusura, questa volta ho scelto di mettere una pattina come questa, una piccola patellina realizzata con 35 punti bassi. Ho realizzato 3 righe con il colore chiaro e poi intorno ho lavorato con il colore più scuro. Ho inserito esternamente la placchetta che funge da bottoncino, diciamo così, ma all'interno c'è naturalmente il bottone a calamita. Poi, per creare un richiamo anche all'effetto pelliccia che ho dato negli scacchi chiari, ho voluto applicare un pompon con una piccola catenella che ho agganciato ai manici. Avete visto anche con quale sistema ho montato i manici questa volta, invece di cucirli separatamente alla borsa, e quando ho completato tutti i passaggi, solo alla fine ho inserito anche la fodera con il sistema numero 2 che vi ho fatto vedere praticamente nella scuola di uncinetto, quando appunto abbiamo parlato delle fodere e delle borse. Il sistema è quello, lo sviluppo delle misure è lo stesso, in questo modo evitiamo in ogni volta che realizziamo appunto una borsa di dover ripassare anche l'argomento relativo appunto alle fodere. Per quanto riguarda la chiusura dei giri, vi faccio vedere anche i laterali che sono integri, quindi non si vede assolutamente con il sistema che vi ho fatto vedere, e quindi è una borsa veramente molto molto particolare. Io vi faccio vedere tra l'altro anche il consumo dei filati, perché come vedrete non è molto alto. Il colore chiaro, che è la variante crema, che probabilmente nel tutorial avrò chiamato panno un sacco di volte, è crema, e questo è praticamente intatto, quindi ci faremo sicuramente un altro progetto. Abbiamo invece dimezzato la variante più scura, che è quella beige scuro. Per quanto riguarda invece il filato pelliccia, naturalmente integro, quindi se invertite i colori finendo con il chiaro sicuramente potrete con queste due buste realizzare ben due borse. Quindi sono contenta della leggerezza e della capienza di questa borsa, che vi faccio vedere indossata, perché ovviamente l'indosso è a spalla, avendo montato molto in alto i gancini
dei manici stessi, quindi se io mi metto in piedi, questa è la portabilità della borsa. Come vedete è abbastanza grande, importante. Ovviamente se la volete più grande dovreste prendere un fondo da 36, questo è un fondo da 30, e come vedete come portabilità, come lunghezza e come misura è veramente molto molto capiente, leggera, pratica, cioè una di quelle borse che tutti i giorni mettiamo davvero molto volentieri. Abbiamo aggiunto questo pompon per creare la decorazione, spero come sempre di avervi dato un buon suggerimento e di rivedere tanti modelli come questi sul mondo delle fate. Grazie per avermi seguito come sempre, alla prossima!